questa sera l'applauso di Cuccioli e Campioni è particolarmente fragoroso perché sono tanti gli ospiti in questo studio. Loro sono gli esordenti 2006 della Pescara Calcio. Vi fate un altro applauso, ragazzi. Comincia una nuova puntata di Cuccioli e Campioni su Rete 8 Sport per portarvi, come sempre, nel fantastico mondo della scuola calcio e dei giovani del Pescara, un mondo in cui però fa irruzione, come sempre, un personaggio della prima squadra. Più tardi avremo un calciatore bianco-azzurro che si sottoporrà, come ogni settimana, alle domande e alle curiosità dei nostri cuccioli. Salutiamo, come sempre, il nostro coach Bruno Nobili. Ciao buonasera, Bruno, Mia. Buonasera. E abbiamo questa sera un rappresentante del mondo degli arbitri, Mirko Bisbano dell'AIA regionale, Associazione Italiana Arbitri Abruzzo. Buonasera, buonasera, buonasera ben arrivato. E lui sostituisce il presidente Giancola che per un impegno dell'ultima ora non è potuto essere qui con noi. Salutiamo l'allenatore degli esordienti 2006, Claudio Novelli. Buonasera, sera. Mister. Sera. Mister, come mai sono tanto numerosi questi ragazzi? Altri gruppi che abbiamo avuto sono un po' meno folti. E ultimo anno esordienti, quindi noi disputiamo un campionato provinciale sotto età, giovanissimi provinciali, quindi diciamo di per sé la rosa è più numerosa delle altre categorie, come ad esempio Pulcini o esordienti primo anno. E per di più in realtà poi noi sviluppiamo due campionati, quindi sono particolarmente numerosi. Bene, giustamente devono servire per due formazioni. E salutiamo anche gli accompagnatori di questo gruppo così numeroso. Massimo Segamiglio, alla mia destra, che è il collaboratore tecnico. Buonasera. E vicino a lui Francesco De Vincentis, preparatore motorio. E dall'altra parte degli spalti salutiamo Simone Mariani, preparatore dei portieri. E vicino a lui Francesco Curcio, nel piano inferiore, che è fisioterapista. Buonasera. E salutiamo anche Alfredo Capuzzi, dirigente accompagnatore. Buonasera. Allora, Bruno, esordienti 2006, 12, quasi 13 anni, quindi hanno già una buona conoscenza del mondo del pallone. Dovrebbero aver fatto già qualche anno, quindi sono... Iniziano anche a fare dell'agonismo, per cui sempre... Ritengo che si debbano divertire prima di tutto, però siamo all'ABC del calcio. Sentiamo adesso Mirko Bisbano. Allora l'AIA, vogliamo ricordare qual è il lavoro dell'AIA regionale? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, vi porto il saluto del nostro presidente Angelo Giancola che, come Mila dicevi prima, non è potuto essere qui per impegni sopraggiunti all'improvviso. E, il nostro presidente con una nostra squadra di componenti si occupa principalmente dei campionati che vanno dall'eccellenza alla prima categoria. E, nelle periferie ci sono le sezioni che poi si occupano anche delle designazioni degli arbitri, di ragazzi più grandi di quelli che sono qui, quindi a partire dai giovanissimi fino alla juniores regionale. La nostra attività è soprattutto quella di formazione per creare arbitri sia tecnicamente sia da un punto di vista proprio umano, quindi formarli nella testa per cercare di essere in grado di andare sui campi e essere bravi soprattutto essendo da soli, quindi questo non è facile, soprattutto per gli arbitri che cominciano all'età di 15-16 anni, quindi è un lavoro complessivo sia tecnico che proprio comportamentale che dobbiamo istigare su di loro. Ragazzi, che rapporto avete voi con gli arbitri? Come sono gli arbitri quando arbitrano le vostre partite? Due giornate fa mi hanno annullato un gol che secondo me non era fuori gioco, però comunque riconosco l'errore dell'arbitro e ci può stare. E che cosa hai fatto? Tu hai protestato? No, comunque non protesto mai, però c'è stata un po' un'ingiustizia. Vogliamo sentire un dirigente accompagnatore? Sentiamo Capuzzi, Alfredo Capuzzi, passiamo il microfono che è anche nelle vicinanze. Come vengono educati i vostri ragazzi a confrontarsi con un direttore di gara? Ma per noi il rispetto dell'arbitro ovviamente alla base di tutto il gioco, anche perché incontriamo arbitri che alla fine hanno qualche anno più di loro.
quindi sono le prime esperienze. Noi cerchiamo, certo, quando c'è l'errore anche a noi certe volte viene da protestare, però ovviamente sempre in buona fede noi teniamo calde la situazione, ecco. Chi sono gli arbitri che vanno a dirigere le partite di queste categorie? Allora, penso che per quanto riguardino le loro categorie, gli esordienti siano arbitrate dai dirigenti, se non mi sbaglio. I giovanissimi provinciali è la prima categoria dove gli arbitri cominciano a fare le loro esperienze, quindi sono gli arbitri che hanno appena terminato il corso arbitri e fanno le loro prime partite, e lo step base, tra virgolette. E quindi ho sentito di qualche errore che avete notato, sicuramente gli errori ci stanno, perché dovete consentire che quando qualcuno inizia a fare qualcosa, anche se è bravo, qualche errore per mancanza anche di esperienza, per crescita che comunque è necessaria, che debbono fare, ci stanno per quello che è la loro base. Che poi, Bruno, si pongono bene, perché abbiamo sentito una bella risposta, sì, prima che c'era dato lui, errare umano. È giusto che sia così, perché devono avere rispetto per qualcuno che fa una cosa che poi non è neanche molto semplice, perché arbitrare una partita di calcio non è facile, e a tutti i livelli, fin dai più piccoli fino ai più grandi, per cui ci vuole massimo rispetto, anche se a volte è chiaro che l'errore può dar fastidio, però lo devi sopportare. Andiamo a vedere come lavora mister Novelli sul campo di San Buceto, la cittadella dello sport, insieme del CEO Tontodonati. Alessandro al centrocampo. Bravo. Mattia e Antonio. L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro e i ragazzi sono cresciuti individualmente e collettivamente. Quest'anno stiamo provando a lavorare su un campo a 11, perché per loro è il primo anno, c'è un campionato sott'età, quindi per loro cambiano tante dinamiche, soprattutto di spazio e tempo. Come gruppo, sicuramente, dovessi descriverli con degli aggettivi, il primo che mi viene in mente è caparbio tignoso, perché quest'anno in particolare, già dall'anno scorso, ma quest'anno in particolare, sono tra virgolette forgiati dal campionato giovanissimi provinciali, che è un campionato sott'età dove praticamente tutte le domeniche affrontano avversari di un anno e molto spesso due anni più grandi di loro. Io sono il preparatore motorio della squadra e cerco di farli migliorare a livello coordinativo sotto tutti i punti di vista, cioè a livello di coordinazione quando calciano la palla e quando corrono nel salto, qualsiasi cosa. Loro come gruppo è un gruppo che sicuramente non è pronto fisicamente e quindi riesce a sopperire questa carenza fisica con tanta voglia, dinamicità nei contrasti, nelle giocate, tanta intensità. Gli obiettivi per quest'anno sono praticamente gli stessi dell'anno scorso, sostanzialmente è cambiato l'aspetto tecnico in parte, ma l'obiettivo è sempre far crescere il ragazzo a livello individuale soprattutto, e quindi renderlo più sicuro di se stesso e sentirsi protagonista di un progetto all'interno di un gruppo, della squadra, che poi è fondamentale nel calcio. Una giornata molto fredda, pioggia, campo pieno di fango, i ragazzi però imperterriti contro il freddo, anche pieni di fango, continuavano a giocare. Loro non temono nulla. Sì, ma a quest'età è normale che sia così, per fortuna che è così. Loro vengono al campo per divertirsi, per migliorarsi, per allenarsi, stare con i compagni, e sicuramente non li spaventa un po' di freddo, un po' di pioggia,
anzi, molto spesso escono, diciamo, mini partite o partite finali più accese, ci tengono, è quasi uno sprone in più, per fortuna. Poi il campo particolare, perché è infangato, un campo in realtà è un campo sintetico, purtroppo ha, diciamo, avuto dei problemi, quindi, però va bene così, perché a noi dello staff ci ricorda i campi un po' di una volta, quindi va bene così. E il contatto con le intemperie li fortifica, Bruno? Ma il calciatore gioca all'aperto, quindi devono per forza abituarsi a giocare all'aperto. Ancora non siamo arrivati ai campi coperti, per cui devono abituarsi, e se lo fanno già da quest'età è meglio. Sentiamo il rappresentante dell'AIA, quando bisogna cominciare a lavorare sui ragazzi per insegnare il rispetto nei confronti della vostra classe? Da subito, perché se un arbitro va in campo ed è quello che deve ricevere il rispetto, per riceverlo la prima cosa lo deve dare lui. Se così non fosse, non potrebbe mai dedicarsi a questa attività. Quindi deve essere, quando parlavo prima della forma mentis che noi dobbiamo insegnare ai nostri arbitri, questa è la prima cosa. Quindi non bisogna essere arroganti, non bisogna essere al di sopra di tutto, e comunque bisogna sempre mettersi alla pari del contesto dove ci si trova. Quindi il rispetto dei dirigenti, il rispetto dei calciatori e di tutto quanto l'ambiente. È chiaro che se mancano queste particolarità, non penso si possa andare avanti in questa attività a tutti i livelli, a partire dai giovanissimi fino alla Serie A. L'arbitro deve capire che non è un qualcosa che è al di fuori del contesto della gara. L'arbitro fa parte della gara, quindi le qualità di un ragazzo che probabilmente avrà strada davanti a sé è un qualcuno che sta nella gara e partecipa insieme ai calciatori a fare in modo che tutto vada nella giusta direzione. Questo è fondamentale. Passiamo il microfono a Massimo Segamiglio, sentiamo anche cosa pensa un dirigente di questo discorso degli arbitri. I vostri ragazzi vengono abituati a confrontarsi educatamente, o forse non a confrontarsi affatto con un arbitro a questa età? Sicuramente, sì, la disciplina è la prima cosa, il rispetto è in primis, rispetto per gli avversari, la correttezza verso l'arbitro, verso di tutti. È la prima cosa. Torniamo alla cittadella dello sport per ascoltare i ragazzi proprio presi durante gli allenamenti, pieni di fango ma anche di tanto entusiasmo, sempre con Alceo Tontodonati. Sono Francesco Fizzani e vengo da Giuliano Teatino. Sono 7 anni che gioco al Pescara. Quando sono arrivato avevo 6 anni, ero molto piccolo, però crescendo ho imparato molto. Da grande voglio fare il calciatore e se non ci riesco il mister. Cioè comunque voglio stare sempre nell'ambito sportivo. A parte quando sono arrivato che non mi trovavo, non avevo compagni, perché sono venuto da fuori comunque, e da casa l'incontrata. E mi sono trovato un po' in difficoltà trovando amici, quello è stato il momento più difficile. Gli attaccanti che mi piacciono, per esempio Piontek, che anche se io, visto che sono milanista e lui è venuto pure al Milan, già mi piaceva prima, però ora mi piace di più. Beh, allora, per iniziare dico che mi sono trasferito per motivi lavorativi dei miei genitori e sono ormai 8 anni che abito a Pescara. E qui al Pescara ho imparato molte cose sul calcio che prima non sapevo niente dell'esistenza. Ad esempio mi ricordo che nel primo anno di qui a Pescara era molto difficile ambientarmi con i compagni, nuova scuola, e non mi piaceva il calcio. Un giorno mio padre mi ha portato a fare un provino qua al Pescara e sono stato preso. Da quel giorno ho continuato sempre a fare scuola calcio e non mi sono mai fermato. Anche l'anno scorso sono venuto a Cuccioli e Campioni e credo che in quest'anno sono migliorato abbastanza grazie al mister Novelli. E per esempio sono migliorato nel dribbling e nel movimento senza palla. Mi piacerebbe diventare un calciatore, mi piacerebbe iniziare soprattutto alla Pescara e sarebbe fantastico se ci riuscissi. A scuola vado abbastanza bene,
si deve, cioè, è bello andare a scuola, anche se, cioè, è molto utile, ma non è bellissimo andare a scuola. In questi 3 anni ho imparato molto e spero di poter rimanere anche l'anno prossimo e negli anni seguenti. Questo è il primo anno che gioco per Pescara a calcio. L'anno scorso giocavo a calcetto, calcio a 5, e devo dire che mi trovo meglio. Il mio idolo è Icardi, perché fa molti gol e perché gioca nella squadra del cuore, che è l'Inter. Mi spingono a fare tanti sacrifici per il calcio perché mi avevano detto, mi hanno visto giocare a 5 e alcuni mi hanno consigliato anche di venire a giocare qui al Pescara, di provare a venire qua, e quindi voglio provare a fare questo sacrificio per quest'anno. Per me vestire i colori del Pescara vuol dire vestire i colori della mia città, cioè è bellissimo. Io spero che da grande riuscirò ad arrivare a usare la maglietta in prima squadra. Oggi è una giornata abbastanza fredda, il campo è quello che è, un po' brutto, rovinato, però noi non sentiamo il freddo, ormai ci facciamo un'abitudine, ci alleniamo sotto la neve, grandine, quello che capita noi ci alleniamo. E sono bravi, sono spigliati, disinvolti. Samuele, 7 anni di calcio già, sì, a 12 anni, com'è stata la tua vita finora, divisa tra il calcio e tutte le altre attività di un bambino? Allora, la vita calcistica è stata bellissima e diciamo che riesco a gestire bene la scuola calcio, cioè trovo anche del tempo libero, per esempio dove fare le cose che mi piacciono, uscire con gli amici, giocare anche. A che, sì, cosa giochi? Quali sono i tuoi giochi? Il calcio. Il calcio. Sì, giochi a qualcos'altro? Il calcio. Per esempio mi alleno a saltare a corda, oppure nel tempo libero gioco a calcio. E a scuola sei bravo? Sì, abbastanza. E non ti senti mai stanco con tutte queste attività? Sì. Sì, però cerco di non pensarci, perché alla fine sono questi risultati di ora mi sono preso questo impegno e quindi devo cercare di arrivare fino in fondo e non devo mollare, e quindi cerco di non pensarci alla stanchezza. Merita un applauso, Samuele, per questo bel discorso motivante. Bruno, effetto. A 12 anni, se si fa una bella dormita, quello sta bene, sai quanto. Facile capacità di recupero. Allora ragazzi, tocca a voi presentarvi, iniziamo proprio da te, Samuele. Ci hai detto tanto, ma devi dirci adesso da dove vieni. Allora, io sono nata a Pescara, gioco a calcio a 7 anni, 3 anni al Pescara, faccio il centrocampista e abbiamo detto sacrifici non ne fai. Da grande cosa vuoi fare? Da grande voglio fare il calciatore. Dove? Qualsiasi squadra. Qualsiasi squadra, in qualsiasi categoria? Sì. Avvicina il microfono. Preferibilmente a alti livelli, però comunque anche se non ci arrivo continuerò a giocarci. Bene, complimenti anche per questa tua umiltà. Passa il microfono al tuo compagno. Vai. Io mi chiamo Giuliano Ballerini, gioco come terzino destro. Da dove vieni? Da Pescara. Da Pescara. E che cosa vuoi fare tu in futuro? Voglio fare il calciatore. Anche tu ti accontenti di qualsiasi categoria oppure la vuoi fare solo a alti livelli? Ad alti livelli. Dove? In Serie B, in Serie A. In Serie B, in Serie A. Hai una squadra del cuore? Napoli. Il Napoli. Allora, andiamo avanti. Ciao, mi chiamo Matteo Renzetti, vengo dall'Aquila, faccio l'esterno destro e anch'io vorrei fare il calciatore a livelli alti. Dall'Aquila, quindi tu fai il pendolare tutte le volte che devi venire ad allenarti? Sì. Raccontaci un po' la tua giornata quando è l'allenamento, com'è? Cioè? La tua giornata, allora tu vai a scuola la mattina, poi il pomeriggio cosa fai? Dopo esco un'ora prima. Un'ora prima da scuola? Sì, mangio, vado. Chi ti accompagna? O papà o il padre di un mio amico che viene anche lui dall'Aquila. E i compiti quando li fai? Quando torno. Quando torni. E torni a casa a che ora? Le 9.
Le 9, quindi poi alle 9 di sera ceni e fai compiti. Sì. E non ti pesa questa vita così intensa, no? No, no. Hai entusiasmo? Molto. Complimenti, io direi che merita un applauso anche lui, dall'Aquila. Bruno, tutti i giorni dall'Aquila. Allora l'applauso va a lui naturalmente per i sacrifici che fa e per i genitori, perché chi lo deve accompagnare tre volte a settimana, insomma, perde un pomeriggio intero ad accompagnarlo, quindi è un sacrificio anche da parte del genitore. In Sternovelli un allenatore come si comporta con un ragazzo che viene dall'Aquila e uno che si allena venendo da Pescara? C'è una differenza, un po' di comprensione in più verso la stanchezza, verso qualche errore? No, in linea di massima no, perché come diceva il mister prima, hanno 12 anni, grazie a Dio per loro basta riposare e il giorno dopo sono pimpanti, recuperano tutte le energie. Chiudiamo un occhio logicamente sugli orari, quello sì. Logicamente siamo un po' più tassativi per coloro che sono di Pescara o nella zona limitrofa, per esempio noi consideriamo di Pescara chi è di Spoltore, Montesilvano, Villa Raspa, li consideriamo di Pescara, e poi ci sono ragazzi, lui non è il solo, vabbè, c'è un altro ragazzo. Fondamentalmente noi abbiamo la rosa e metà rosa viene da fuori, ma insomma parecchi chilometri, vengono da Lanciano, dall'Aquila, da Sulmona, da Raiano, da Tocco, da Casauria, da Miglianico fuori, che magari sembra vicino, ma tante volte insomma io sempre so dove abita il ragazzo, sono parecchio tempo di macchina. Andiamo avanti. Guardia Grele e così via, stanza. Insomma. Buonasera a tutti, sono Alessio Di Giacomo, provengo da Pescara e il mio futuro sarà quello di fare il calciatore ad alti livelli. Dove ti piacerebbe? Particolarmente al Pescara. Al Pescara. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Mattia Zannino, sono nato a Pescara e il mio sogno da grande è quello di diventare un calciatore professionista e per me non importa dove giocare perché il calcio è quello che amo, quindi basta giocare. Sei disposto ad andare ovunque? Sì. Complimenti, andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Thomas Centi, io vengo dall'Aquila e da grande vorrei fare il calciatore in una squadra professionistica. E, vieni insieme a lui? Sì, vengo insieme a Matteo. E perché non hai scelto una squadra della tua zona per allenarti, per rendere tutto più facile? Perché le squadre non sono tanto forti, cioè non sono... Volevi andare in una squadra di categoria superiore, ecco, in una società con una squadra di categoria superiore. E non ti pesa questo viaggio continuo? No, tanto l'unica cosa che faccio a casa, rientro, mangio, faccio i compiti e poi gioco un po'. Allora, grazie, andiamo avanti. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessio Granza, provengo da Pescara e faccio il portiere. Da grande vorrei fare il portiere in squadre di Serie A, tipo la Juve. Uh-huh. Una casa. Io la tifo, infatti. Anche di squadre di Serie B, Pescara, queste cose. Andiamo avanti. Mi chiamo Antonio Mastrangelo, vengo anch'io da Pescara e da grande vorrei fare o il calciatore e se non mi riesce vorrei fare il medico. Va bene, quindi hai già pronta l'alternativa. Tu? Buonasera a tutti, mi chiamo Marco Paolini, gioco in centrocampo e vengo da Ortona. Mm-hmm. E da grande vorrei fare il calciatore in qualsiasi squadra e non importa in Serie A, in Serie B, basta che gioco a calcio. Anche in categorie inferiori, quindi anche sì. In C, in D, ti accontenti? Sì, sì. Bene, noi ci apprestiamo a conoscere i ragazzi della seconda fila, ma prima un po' di pubblicità, tra poco. E continuiamo a conoscere i nostri cuccioli, gli esordienti 2006 del Pescara. Buonasera, sono Micucci Francesco, gioco al Pescara da 8 anni e faccio il centrocampista e non ho nessun sacrificio per venire a...
E da grande cosa vuoi fare? Il calciatore. Dove? Al Pescara oppure alla Juventus. Alla Juventus. Bene, andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Ciccarelli Andrea, faccio il portiere e vengo da Guardia Crile. Faccio parecchi chilometri per venire qui. Chi ti accompagna? Papà. E poi faccio anche qualche volta con Francesco e Piero. Ci alterniamo. Che cosa ti spinge a fare questi sacrifici? La bellezza per il calcio, l'amore per il calcio. L'amore per il calcio. Andiamo avanti. Buonasera, sono De Martino Giuseppe, vengo da Pescara. Ho un mio sacrificio per venire ad allenarmi e mangiare i panini mentre torno a casa da scuola. Perché non hai tempo per mangiare a casa. Da grande vorrei fare il calciatore, magari iniziare al Pescara per arrivare ad altri livelli, magari Juventus e altre squadre di Serie A. Andiamo avanti. Buonasera, mi chiamo Lorenzo Masciulli, ho 12 anni, vengo da Pescara e gioco a calcio da 7 anni e il mio ruolo è il difensore. E da grande? Da grande, oltre a realizzare il sogno come la famiglia, sarebbe anche una bella idea fare il calciatore. Ah, che bello, però vuoi anche realizzare una famiglia? Questo non lo dice nessuno di solito qui. Bravo. Buonasera, sono Edoardo D'Andrea, gioco a centrocampo e vengo da Pescara e anch'io da grande vorrò fare il calciatore. I tuoi sacrifici per fare il calcio? Nessuno, perché abito più o meno vicino al campo, quindi niente che. La scuola, sei bravo, sì? Sì, abbastanza. Buonasera, mi chiamo Salce Carlo e per andare a fare allenamento faccio abbastanza chilometri. E il mio sogno da grande è fare il calciatore. Quanti chilometri fai? Ci metto mezz'ora, tre quarti d'ora. Da dove vieni? Da Tocco da Casauria. Da Tocco da Casauria. E anche tu perché hai scelto di allenarti nel Pescara invece di una squadra? Perché era un sogno che volevo fare, che secondo me è una grande responsabilità anche a questa età, perché ci vogliono comunque tanti sacrifici. Bravo, è una grande responsabilità vestire la maglia del Pescara, la sentono così questa sì, appartenenza. Mi fa piacere che poi Carlo è un ragazzo abbastanza maturo, questo è quello che noi dello staff cerchiamo di mettergli in testa dal primo giorno di allenamento nella categoria esordienti, non per chissà quale motivo, ma perché diciamo la categoria esordienti è... Diciamo è una categoria un po' particolare perché iniziano ad assaporare il calcio un po' più da grandi, anche se sono ragazzi, quindi quest'anno va bene, da quest'anno si gioca a 9, ma negli anni passati si giocava a 11, quindi la presenza dell'arbitro che era fondamentale per rapportarsi con il direttore di gara e con gli avversari in modo diverso di quando invece arbitra un allenatore o un dirigente. E li fa crescere, una categoria, insomma, il classico spartiacque. Una categoria chiave per la crescita di un calciatore. Buonasera a tutti, sono Francesco Fizzani, gioco al Pescara da 7 anni, gioco al terzino. Un mio sogno è quello di fare il calciatore. Anche in squadre di Serie B o Serie A. Anche tu fai un po' di chilometri, percorri un po' di chilometri. Sì, i miei genitori fanno molti sacrifici per portarmi, ma anche io mi devo preparare. Ad esempio, mi devo preparare subito dopo che torno da scuola. Di dove sei? Di Giuliano Teatino. Andiamo avanti. Buonasera, sono Federico Giuliano, vengo da Spoltore e faccio il difensore centrale e non faccio molti sacrifici, tranne uno che... Io siccome esco da scuola alle 2 devo subito andare all'allenamento. Quindi anche tu il panino in macchina? Sì. Buonasera, io sono Francesco Travaglini, vengo da Lanciano e sono un difensore centrale. Anche tu raccontaci la tua giornata da calciatore da Lanciano a Pescara. Sì, io anche subito dopo tornato da scuola... Faccio sempre in tempo a mangiare a casa, poi parto con papà e mi faccio una mezz'oretta d'autostrada e arrivo a Pescara. Faccio abbastanza sacrifici, però per me ne vale la pena. Bravo, andiamo avanti.
Buonasera, mi chiamo Matteo Costinone, faccio l'attaccante. E il mio sogno è diventare calciatore e giocare squadre professionistiche. Di dove sei, Matteo? Pescara. Quindi hai anche tu sacrifici, diciamo, limitati, sì, per la tua passione. Proseguiamo. Buonasera, sono Fernando Caputo e vengo da Sulmona e sono 3 anni che gioco al Pescara e ho un sogno di diventare il calciatore e di esordire nel Pescara. E faccio molti sacrifici perché mangio un panino in macchina e subito dopo scuola mi devo cambiare. E chi ti accompagna? Mio padre. Ecco, ma i vostri papà lavorano, devono rinunciare, chiedono permessi sul lavoro, come fanno per accompagnarvi? Mio padre esce prima dal lavoro e poi si alterna con... Con altri genitori? Con altri genitori. E da grande? Da grande vorrei fare il calciatore. Il calciatore. Buonasera a tutti, mi chiamo Luca Virgili, faccio il terzino sinistro, e vengo da Pescara, però mi sono trasferito quest'anno con i miei nonni e da grande vorrei fare il calciatore. Da dove ti sei trasferito? Da San Benedetto dei Marsi. E prima facevi il pendolare San Benedetto dei Marsi Pescara? Sì. Tutti, cioè 3 volte a settimana? Beh, insomma, anche questo è un bel viaggio, San Benedetto dei Marsi. E ti sei trasferito presso i tuoi nonni per poter giocare a calcio? No, con i miei nonni abitavano a San Benedetto. Ah, quindi con i tuoi nonni, proprio per giocare a calcio. Quindi hai lasciato i tuoi genitori a San Benedetto e sei venuto a Pescara per... ti pesa questa situazione di vivere lontano dai tuoi? Un po' sì. Però li riesco a dimenticare con il calcio, cioè... Riesci a dimenticare con il calcio, insomma. Bruno, ma anche una scelta di famiglia, il trasferimento... Beh, un aiuto, grande. Un aiuto da parte dei nonni che magari gli evitano parecchi chilometri a lui e ai stessi genitori. E i nonni quindi vivono qua, magari stanno in pensione, per cui non hanno problemi di lavoro. È una scelta importante, in questa trasmissione si impara sempre, veramente che la passione non ha età. Andiamo avanti. Buonasera, mi chiamo Francesco Pancione, vengo da Pescara e ho 12 anni. Buonasera a tutti, sono Emanuele Cecamore, gioco a centrocampo, non faccio tanti sacrifici per venire a giocare. Sei di Pescara? Sì. E a scuola il futuro? A scuola? Ah, vabbè, io a scuola vado abbastanza bene e in futuro vorrei fare anche il calciatore, non mi importa in che serie, diciamo, in che categoria, tanto basta che gioco. Buonasera a tutti, sono Lapo Capuzzi e il mio ruolo è centrocampista e io non faccio nessun sacrificio perché sono di Pescara e l'unico sacrificio è che, visto che esco dalle 2 anch'io, devo mangiare in macchina di fretta. Da grande? Vorrei fare calciatore o nel Pescara o nella Juventus. Io sono Piero Biasone, faccio il centrocampista. A volte i miei sacrifici sono che a volte mangio poco perché mi devo vestire e andare subito al campo ad allenarmi. Da dove vieni? Da Miglianico. Da Miglianico. E quindi tu rinunci a mangiare, mangi poco per fare in fretta a vestirti? Cioè no, mangi in fretta. Mangi in fretta. Il mio idolo è Kanté. E da grande tu vuoi fare? Il calciatore. Calciatore. Andiamo, avanti. Buonasera, mi chiamo Filippo Di Nino, vengo da Raiano, un paese in provincia dell'Aquila. Gioco da 3 anni al Pescara, il mio ruolo è centrocampo, io faccio molti sacrifici, infatti mi alterno con i genitori, ad esempio di Carlo e di Fernando, e anche io ad esempio mangio prima o alcune volte esco prima da scuola. E la sera senti la stanchezza? Non sempre. No. Beata gioventù, andiamo avanti. Ciao, io sono Francesco Toracchio, faccio l'attaccante destro. Vengo da Casalingo Intrada e da grande vorrei rimanere sempre nell'ambito calcistico. Nell'ambito calcistico, anche tu fai dei sacrifici da Casalingo Intrada? Sì, per esempio mangio mentre mi vesto. Mangi mentre ti vesti? Sì. Ti aiuta qualcuno a mangiare? Sì. Come fai? No. Ti imbocca. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, io sono Antonio Tenaglia, faccio l'attaccante e gioco al Pescara da 7 anni e da grande mi piacerebbe fare il calciatore. Buonasera a tutti, mi chiamo Coletti Jacopo, faccio il portiere. E... Da dove? Da dove arrivi? Da Spoltore. Da Spoltore. E, non faccio nessun sacrificio, il mio sogno è diventare un grande calciatore. In porta
L'hai voluto tu questo ruolo oppure... Sì, è che ho avuto quasi la stessa storia di mio fratello, cioè era tipo una partita che non c'era, mancava un portiere e il mio mister mi ha messo in porta e mi è piaciuto. E bravi ragazzi che ci avete raccontato le vostre storie, adesso vogliamo conoscere qualcosa di più sulla vita di Mirko Bisbano, che è rappresentante dell'AIA, ospite oggi nei nostri studi. Chi è che fa una domanda al nostro arbitro, ormai ex arbitro? Beh. Con il VAR, secondo te, siete diventati più infallibili? Siamo migliorati. È stata una testimonianza che secondo me l'AIA non si è mai opposta a nulla. Quando ci sono state le condizioni si sono utilizzati i mezzi tecnologici. Per l'importanza che rivestono alcuni campionati come quello di Serie A e ormai anche a livello internazionale, è chiaro che un errore poteva significare spostamento di equilibri importanti. Quindi al momento in cui la tecnologia si è adeguata fino ad un livello come quello attuale, si cercano di evitare al più possibile gli errori. Però da qui a dire che si è infallibili, penso questo sia veramente difficile, perché comunque ci sono dei protocolli da rispettare. Come quando è nato il regolamento del gioco del calcio, il regolamento è nato più di 100 anni fa e tutt'oggi si cerca comunque di migliorarlo. Quindi è un lavoro che è cominciato lo scorso anno, che comunque penso abbiate visto abbia eliminato alcuni importanti errori, perché umanamente si può sbagliare. Gli occhi che abbiamo noi sono due, gli occhi delle telecamere a volte sono 16, quindi certe cose si vedono meglio. Dipende dalle prospettive, da tante cose, e quindi siamo diventati, forse riusciamo a sbagliare di meno, però è un miglioramento che comunque va avanti. Altra domanda? Perché proprio l'arbitro? Questa è una bella domanda che mi porta indietro nel tempo. Prima parlavo col mister e anche con il vostro allenatore. Io all'età vostra giocavo a calcio, però mi sono reso conto che io ho sentito quali sono un po' le vostre prospettive, che forse non le avrei realizzate per le qualità tecniche che avevo. Insomma, facevo l'esterno, talmente esterno che ero finito in panchina. E quindi mio padre, che mi seguiva come segue voi, ha detto: ma perché non proviamo? Non avevo più entusiasmo, perché non proviamo? Ho detto: ma no, ma dai, non voglio farlo, eccetera, eccetera. Invece mi ha iscritto, ho partecipato, il corso arbitri mi ha entusiasmato e mi ha permesso di fare veramente delle belle cose, perché io sono arrivato, purtroppo non ho potuto toccare con le mani la sera della Serie B, però sono arrivato in Serie C e mi sono tolto belle soddisfazioni che da calciatore non avrei mai potuto togliermi. Grazie. C'è un'altra domanda per Bisbano? Passiamo il microfono. A Fernando. No. Ecco. Volevo chiederti come si comportano i calciatori giovani in campo. Ma guarda, io penso che i calciatori in genere non è che si comportino male. L'importante è che si trovi il giusto equilibrio tra quello che è un calciatore e quello che è la figura dell'arbitro. Ci deve essere il rispetto reciproco dei ruoli. Non si può pensare, un calciatore non deve mai pensare di farsi forza del fatto che è comunque accompagnato da 11 calciatori, più eventualmente il sostegno del pubblico, più gli allenatori, i dirigenti, eccetera. L'arbitro è da solo. Quindi se la mettiamo su questo aspetto perde in partenza. Allora, se invece noi rispettiamo quelli che sono i nostri ruoli, e come probabilmente voi sbaglierete un passaggio, un gol, delle cose che comunque umanamente si possono sbagliare, anche l'arbitro può sbagliare qualche decisione, si riesce magari ad andare d'accordo, ma di solito il problema raramente è l'atteggiamento, il comportamento di alcuni calciatori. Ancora? Quando hai iniziato a fare l'arbitro? L'arbitro?
Allora, io ho cominciato il 17 gennaio 1997 in una partita di allievi provinciali tra Orsogna e Casoli. Io sono di Lanciano, quindi ero, diciamo, vicino casa. La prima partita non si dimentica mai, quindi è stata una sensazione veramente speciale e molto particolare. Non sapevo quello che stavo facendo lì in quel rettangolo di gioco. Però è stata un'emozione forte che poi mi ha consentito di prendere entusiasmo, passione e di andare avanti. E c'è una domanda per Bruno Nobili. Passate il microfono in prima fila. Le volevo chiedere, si è mai arrabbiato con gli arbitri molto... In maniera forte? Sì, in maniera molto forte. Ma è successo qualche volta, spesso. Da giocatore o da allenatore? No, da giocatore, da allenatore un po' meno, perché dovevo cercare di controllarmi per non dare brutto esempio, però da giocatore direi più volte. Raccontaci qualcosa, però, qualcosa di pepato. Ma guarda, purtroppo quello che mi ricordo di più è, io ho subito un'espulsione sola nella mia carriera. Che bravo. E quindi mi ricordo quell'arbitro che me l'ha fatta. Io ho detto ingiustamente, ma probabilmente aveva ragione lui, e quindi me la sono presa. Anche una se... parolaccia? No. In un'azione di gioco ho calpestato un avversario e l'arbitro ha ritenuto che lo avessi fatto apposta. E insomma, era quasi vero. Espulsione giusta, quindi, mi sbaglio. Non ricordo l'episodio, però era a fiducia, che era un Pescara Cagliari. Collega, sì, dai, mettiamola Pescara Cagliari. Ragazzi, voi sapete che adesso continuerete a fare le domande, ma le farete a un personaggio del Pescara che è già pronto per le vostre interviste. Noi però prima diamo la parola a Max Mucciante, che ha preparato un'intervista ad un protagonista della primavera di Mister Zauri. Vediamo questa intervista insieme, poi la pubblicità e subito dopo torneremo insieme a Cuccioli e Campioni con Lydian Memusciani. Io sono a Pescara quasi 2 anni. Io a Pescara mi trovo bene qui, a Pescara. La mia vita è diventare una grande giocatore, come Ibrahim o Mario Balotelli. Beh, ragazzi, bene, tutti i ragazzi. Sì, mi piace di giocare a calcio, però mi piace molto. Quando io sono nato dopo ho trovato mio padre a giocare a calcio, e fratello, tutti loro stanno giocando il calcio. Pure io sono iniziato a giocare quando sono piccolo, fino a là, però mi piace molto, è uno sport che mi piace molto. Cuccioli sono pronti, siamo tutti pronti per accogliere il campione. È il momento di un giocatore che arriva dal centrocampo del Pescara, Lydian Memusciani. Giocatore della nazionale albanese anche. Ciao, prego Lydian, grazie per buonasera a tutti. Essere a Cuccioli e Campioni. Allora, prima il punto di vista tecnico di Bruno Nobili su Lydian Memusciani. Ma non ha bisogno di presentazione, l'esperienza di tutti i campionati in A e in B fatti, nonché quelli della sua nazionale,
parlano già, parlano da soli. Un giocatore di assoluto livello che credo anche quest'anno possa fare molto bene per il Pescara. Io una critica gliela faccio, fai qualche gol in più. Grazie. Siete d'accordo ragazzi? Volete qualche gol in più da Lelian? Sentiamo anche Bisbano. Allora, è chiaro che è un piacere vederti qua dal vivo, perché io purtroppo non ho avuto la fortuna di arrivare come arbitro ai tuoi livelli, quindi non ci siamo incrociati, anche se ho smesso pochi anni fa, quindi questo poteva avvenire. Come diceva il mister, è chiaro che la tua scheda tecnica parla da sola, quindi parliamo di un calciatore insomma di altissimo livello tecnico, ma da quello che ho percepito non solo, diciamo anche come sei anche bravo nel fare gruppo, nel saper stare con gli altri in squadra, e questo è importante perché ne parlavamo prima con i ragazzi, anche con i nostri, quindi penso che su questo sia un esempio che anche noi possiamo seguire. Ringrazio, troppo gentile. Mister Novelli, Memusciai è un esempio per i vostri ragazzi, oltre che per le sue qualità tecniche, per l'attaccamento ai colori biancazzurri, perché lui ha due vite nel Pescara. Sì, sì, perfettamente concordi. Mi riallaccio a loro, è un punto di riferimento. Infatti capita di parlare con i ragazzi e dei giocatori della prima squadra, e sicuramente Lelian è uno dei più gettonati, un punto di riferimento. Grande attaccamento alla maglia, poi ho avuto occasione di incontrarlo qua un po' di volte, è un ragazzo molto disponibile e questo per loro è una bellissima cosa, è il sole, diciamo. Quando trovi un giocatore della prima squadra disponibile, apre i cuori dei ragazzi e diciamo, fomenta i loro sogni, è una cosa molto bella. Quindi oltre che un ottimo giocatore, un professionista, veramente un gran bravo ragazzo. Grazie mille. Prego. Lelian, a quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? Sui 10. Uh-huh. A 10 anni ho iniziato, piano piano. E quindi alla loro età? Dove eri? E alla loro età... 10 anni. Facevo, penso... Cosa c'è? I giovanissimi e gli esordienti? Esordienti. Esordienti, allora. Uh-huh. Stavo a Cremona, uh-huh. E quindi... Uh-huh. Piano piano penso che ognuno di loro... possa raggiungere quello che vogliono nella vita. Ma a 12 anni avevi già la stoffa del calciatore, si vedeva che avevi un futuro in questo sport? No, perché ero anche a livello dilettantistico, quindi penso che ci sono giocatori che vengono fuori col tempo. Io piano piano sono venuto fuori, un po' anche per limiti fisici, perché ero piccolino, mm-hmm. quindi piano piano. E quello che magari vorrei dire anche a loro è di fare sempre, di dare il massimo, che poi alla fine se una cosa deve venire, viene. Facciamo un applauso. Allora, vediamo cosa ci racconta di te Massimo Profeta in questa scheda su Lelian Memusciai. Lelian Memusciai, leader silenzioso, pochi fronzoli, tanti fatti, piccola discontinuità nel legame con Pescara, storia dello scorso anno, in A col Benevento, tutto sommato positiva la prima parte con Marco Baroni che già lo aveva allenato in riva all'Adriatico, scarso feeling invece con De Zerbi. Nel calcio, in generale, nella vita, può capitare. La passata estate, il ritorno a Pescara dove Memu presumibilmente chiuderà la carriera, che però ha ancora tanto da dire. Albanese di Valona, classe 86, più giusto però definirlo italiano d'Albania. A 10 anni il trasferimento nel bel paese, tantissima gavetta perché al duttile centrocampista biancazzurro nessuno ha mai regalato nulla. Comincia 17enne in Liguria, a Sarzana, provincia di La Spezia, in eccellenza con la squadra locale, appunto la Sarzanese. Vittoria del campionato Serie D anche con la Valle d'Aosta, quindi la Paganese in C1. Il Chievo non se lo fa scappare, lo dà in prestito al Porto Gruaro in B da gennaio a giugno 2011, poi di nuovo in C a Carpi e a Lecce, torna in Emilia nell'estate 2013 col Carpi promosso in B, 33 presenze e 8 reti, il primo incrocio con Pillon subentrato a Vecchi, il 3 maggio 2014 al Cabassi il Pescara di Serse Cosmi battuto 2-0, marcatori Di Gaudio e Sgrigna, il ginocchio di Lelian fa crack, quasi un segno del destino.
destino, perché in estate lo ingaggia proprio il Pescara. Ecco la prima conferenza stampa ufficiale. Un po' credo nel destino, infatti secondo me a casa mi sono fatto male contro il Pescara a maggio e ora venire a Pescara un po' fa strano. Sono contentissimo di questa scelta, anche perché sono consapevole che vengo in una grande piazza. Una proposta in Serie B del Pescara c'era poco da pensarci, anche perché non ritengo piazze superiori al Pescara in Serie B, quindi ad accettare non è che ci ho messo tanto. In realtà l'esordio è qualcosa di scioccante. 25 ottobre 2014 il Carpi, da poco lasciato, demolisce all'Adriatico e Biancazzurri 5-0 il verdetto finale. Tre giorni dopo, turno infrasettimanale a Bari e primo gol in Biancazzurro su calcio di rigore dal dischetto. Memmu è glaciale, vantaggio però annullato all'ultimo respiro da De Luca, che di testa infila il debuttante Aldegani. Buonissimo esordio, subentrato all'infortunato Fiorillo. In totale 30 presenze, 6 gol, più 1 ai playoff. Il più importante a fine maggio, andata semifinale con Vicenza di Pasquale Marino. Poi libera Salamon, ancora Laverone che scivola, colpo di tacco a liberarsi dell'avversario di Caprari. Attenzione, lo scambio con Bjarnason, il filtrante, lo scatto di Sansovini, uno contro uno con Vigorito, lo supera, calcio di rigore, rigore per il Pescara e rosso per l'estremo difensore della Vicenza. La svolta della partita, lo speriamo tutti. Dunque Vicenza in 10 uomini, ma che azione davvero da manuale, concertata da Caprari e Bjarnason, il colpo di tacco e poi l'assist sartoriale per Sansovini, che è scattato alle spalle dei difensori del Vicenza, li ha bruciati, ha superato in dribbling Vigorito, il contatto inevitabile, il rigore ineccepibile decretato dal direttore di gara, il signor Pairetto di Nichelino. È tutto pronto, sul punto di battuta c'è Memushai, attenzione, la rincorsa, Memushai, il destro, rete, 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 il Pescara in vantaggio, 42esimo minuto nel corso della ripresa, esplode l'Adriatico, 15.000 spettatori in visibilio, è un gol importantissimo, il settimo in questa stagione per il giocatore albanese, un destro poderoso sotto la traversa, nulla da fare per Brebek che ha sostituito dopo l'espulsione di Vigorito l'attaccante Andrea Petagna, ed è finita proprio in questo momento dopo 6 minuti di recupero. Questo è un risultato preziosissimo in vista del ritorno. Addirittura Ledian si supera da capitano la stagione successiva. 11 centri, record personale e fantastica promozione in Serie A. Nel massimo campionato un solo gol, per inciso molto bello sinistro incrociato a pelo d'erba, vittima Szczesny. Roma-Pescara 3-2, 27 novembre 2016. L'ultima rete con la maglia del Pescara. Quest'anno 22 presenze, come Mancuso, e 7 assist. Ma la storia col Delfino è ancora molto lunga. Biancazzurro a vita a questo punto. Speriamo. 4 anni di contratto, insomma, terminerai la carriera qui a Pescara, questo è poco ma sicuro. Speriamo, quello è il mio volere, quindi, però purtroppo nella vita non si sa mai, ma non perché decido io, ma ci sono tante, tante cose, quindi io lo spero, poi vediamo. Comunque ti stabilirai, sì, a Pescara come hanno fatto tanti giocatori. Sì, quello sicuramente, sono contento. Cioè, quindi. Pescara cosa rappresenta per un giocatore? Tutti quanti appena arrivano poi si stabiliscono. No, ma si sta bene, ha deciso mia moglie, quindi si sta quindi bene. Le donne comandano, cioè, come anche se... a casa Memushai. Come... penso un po' ovunque. Salutiamo tua moglie, che è una bellissima famiglia, tra l'altro. E, ragazzi, è il nostro momento, chi comincia a fare le domande? Vai. Come ti trovi con il tuo allenatore? Con il mister già ce l'ho avuto a Carpi e già lì siamo stati bene. Quest'anno è stato lui a volermi di nuovo con lui ed è stato un piacere perché è una bravissima persona. Mm-hmm. Grazie. Come ti trovi qui a Pescara? Ci vorresti rimanere per sempre? Come ho detto anche prima, penso di sì. Poi dopo purtroppo ci sono tante dinamiche nella vita che non dipende solo dal volere, dal mio volere.
però se dovessi concludere la carriera altrove comunque torneresti a vivere a Pescara. Sì, quello sempre, sì, poi, quello sì, però noi facciamo anche un mestiere che anche quando finisci non sai mai dove, in base a quello che uno fa, quindi purtroppo non si possono fare lunghi progetti. Grazie. Qual è stato il miglior gol della tua carriera? Il più bello o più importante? Il più bello e il più quello che ti ha dato più sensazioni? Quello che mi ha dato più sensazioni a livello di club era come quello che abbiamo visto ora, anche quello con il Vicenza, perché era una situazione particolare, era una partita importante e penso sia stato uno dei gol più importanti. Grazie. Ciao, ti volevo chiedere a fianco di quale calciatore vorresti giocare? Giocatori che mi piacerebbero giocare, non giocare a fianco ma più che altro vederli giocare, penso sia Ronaldo, perché sia l'esempio di un calciatore, di quello che dovrebbe fare proprio nella propria vita. Grazie. Com'è stato giocare per la prima volta in Serie A? È stata un'emozione, perché penso come voi abbiate un sogno di arrivare magari a giocare in Serie A, ce l'avevo anch'io da bambino. Ed è stata un'emozione che quando sei lì neanche te ne rendi conto, perché non hai neanche il tempo di pensarci, però è stata una bella emozione. Grazie. Ciao. Prima di fare calcio hai praticato altri sport? No, altri sport no, penso sono partito subito col calcio. Ok, grazie. Anche perché c'era solo quello, quindi c'era poco da scegliere. Hai molta nostalgia del tuo paese? Diciamo che sono cresciuto tanto qua, sono più gli anni che sto in Italia e nostalgia sì, quando posso ci vado, però ho la famiglia qua quindi ci vado poco, anche perché abbiamo poco tempo. Grazie. Qual è stata la partita più importante che hai disputato nella tua carriera? La partita più importante forse a livello con la nazionale agli europei contro la Francia, penso sia stata la partita più importante. Grazie. Cosa ti ha spinto a venire qui a Pescara? Come avevo detto lì, Pescara penso sia una piazza ambita da tutti, soprattutto in Serie B, sia forse una delle più importanti. Grazie. Hai sempre giocato a centrocampo? Prima, quando avevo la vostra età, giocavo punta, seconda punta, diciamo, trequartista. Ora piano piano mi hanno arretrato sempre dietro. Grazie. Speriamo di non finire troppo indietro. Ciao, io ti volevo chiedere come ti sei sentito quando hai giocato la tua prima partita in carriera. Quella è un'emozione, però non bisogna neanche pensarci più di tanto, bisogna farsi trasportare troppo dall'emozione, perché sennò dopo magari si rischia di non dare proprio quello che bisogna dare. Ok, grazie. Ricordi il tuo esordio da professionista? Sì, ricordo, me lo ricordo e è stato un bel esordio perché avevamo vinto. Grazie. Con chi? Era ai tempi 11 anni fa ormai, era in Serie C. In questo momento c'è qualche sogno che vorresti realizzare come calciatore? Come calciatore mi piacerebbe di nuovo ritornare col Pescara in Serie A. Grazie. E magari anche con la nazionale, se si potesse fare di nuovo l'impresa di arrivare di nuovo agli europei. Sarzanese, scusami, sì. Stavo controllando, sì, Sarzanese, il debutto dove sei rimasto 7 stagioni. Ciao, ti vorrei chiedere chi è il giocatore più forte con cui hai giocato? Con cui ho giocato, non so se è il più forte, però per quello che ha reso qua penso sia la Padula, poi magari ci sono tanti altri campioni che sono magari incompresi in quel momento lì, che poi col tempo hanno reso come poteva essere, magari non incompresi, però che erano ancora giovani per poter dimostrare come Torreira, però penso che quello che abbiamo visto quando c'era la Padula qua, penso abbiamo visto il massimo, diciamo. Ok, grazie. Buonasera, com'è stata la tua esperienza a Benevento? È stata all'inizio positiva, poi diciamo non è stata un po' negativa, perché non è che avevo tanta voglia, c'era da parte di tutte e due le parti di non andare più avanti, quindi pure io non avevo tanta voglia
di rimanere. Avevo sbagliato la scelta, diciamo. Ok, grazie. Ciao, ti vorrei chiedere chi è il tuo idolo. Allora, io apprezzo molto i giocatori, quelli che sono lavoratori, che danno tutto. Non mi piacciono, dico la verità, i giocatori, quelli lì che pensano più magari a farsi vedere di qua di là. E per quello ammiro molto Ronaldo, ma non tanto perché penso sia più che un campione, anche un lavoratore. Grazie. Buonasera, tu essendo centrocampista, che consigli daresti a dei ragazzini che ricoprono il tuo ruolo? Alla vostra età direi piuttosto di divertirvi e di divertirvi. Grazie. E di impegnarvi in quello che fate. Anche nello studio? Sicuramente, grazie. Prima di tutto viene lo studio, poi il calcio. Buonasera, prima della partita la musica le dà una carica positiva? Ci sono tanti che l'ascoltano, io l'ascolto giusto quando andiamo col pullman, poi dopo negli spogliatoi no, però ci sono tanti che ascoltano, cioè chi dà, io sono un po' vecchio stampo, diciamo, come il mister, non esisteva la musica, quindi ora tanti usano molto ascoltare la musica. E che cosa ti carica di più prima di una partita? Ma penso è più ti devi concentrare a livello mentale che sentire la musica, però è giusto, tanti ora... Tanti fanno. C'avevo un allenatore che ci ho avuto, che lo apprezzavo per questo, perché non voleva che si sentisse la musica, che era Zeman. Ah. E diceva: mettete via le cuffie, è meglio che parlate tra di voi, così vi date i consigli. Quindi. La musica rilassa poi, non è che. Che carica. Poi dipende anche dal tipo di musica. Sì, insomma, beh, rock. Chiaro, però insomma. Quindi tu sei vecchio stampo come mentalità, cioè. Preferisci non ascoltare. Noi c'avevamo manco i cuffie. Allora sì, beh, non c'era. Ma adesso trovi utile ascoltare la musica prima della partita o no? Ma a me, per esempio, la musica fa l'effetto di tranquillizzare, rilassare. Poi può essere anche utile, perché magari uno è troppo teso per la partita. Però non vorrei che si rilassa troppo. Loro la possono ascoltare la musica prima delle partite? Come no, certamente. Poi arriva un momento in cui si entra nello spogliatoio, lascio abbastanza liberi, hanno 12 anni, però poi ecco, anche quando andiamo magari in trasferta, una domenica sì, una domenica no, preferisco che spengono il telefonino, perché poi molto spesso non ascoltano la musica, in verità, magari stanno lì a giochicchiare, chattare, sì. E quello secondo me non va bene. Toglie energie mentali. Toglie un minimo di concentrazione, sì, e poi credo che non sia l'ideale prima di un impegno agonistico, che sono lì per divertirsi, ma le cose vanno, secondo me il divertimento passa anche dal fare le cose fatte per bene. Gli arbitri ascoltano la musica in cuffia prima della partita? Ma c'è chi, a volte sono uscito con qualche terna dove c'era qualcuno che si carica e si riesce a concentrarsi con la musica. Io la vedo un po' come il mister, insomma, non ne ho mai fatto pratica, però c'è chi, anche nel nostro ambiente, c'è chi lo fa, onestamente. A voi con le vostre domande, ragazzi. Buonasera, che emozione hai provato al tuo primo gol in maglia bianca-azzurra? È una bella emozione. Una bella emozione, perché era un momento particolare, che venivo da un infortunio grave, ero stato fermo 5 mesi, quindi è stata una bella emozione. Grazie. Contro il Bari abbiamo visto prima. Con tutte le squadre che hai giocato, qual è stata la più emozionante? Penso col Pescara, perché è anche quella che ci sono stato più anni, quindi penso sia questa. Grazie. Buonasera, quando finire la carriera rimarrai qui a Pescara a vivere? Sì, penso di sì, ad ora sì. Grazie. Buonasera, pensavi che da ragazzo pensavi che ce l'avresti fatta a realizzare il tuo sogno? No, da subito no, perché sono partito dal basso così. E magari poi quando cominci ad allenarti, a confrontarti con gli altri ragazzi che sono arrivati così, allora forse capisci che ci puoi arrivare. Grazie. Quando sei stato convocato per la prima volta in nazionale, che cosa hai provato dentro di te?
Quella è stata forse l'emozione più bella, perché rappresentare il proprio paese, sia forse al di là dei club, è forse la cosa più bella, diciamo. Grazie. Giocare contro l'Italia però ti fa male, vero? No, è un'emozione bella, perché alla fine è più il tempo che sono passato qua, quindi alla fine cantavo pure tutti e due gli inni, perché li so tutti e due, quindi è stata una bella emozione, perché far male. Buonasera, le volevo chiedere per quale motivo non è più il rigorista del Pescara. Ma perché è giusto che ora ci sia altra gente, è meglio così. Grazie. Buonasera, ma da ragazzino, quando eri più piccolo, eri forte? Me la cavavo, non ero un granché, c'avevo un problema del fisico, che ero troppo basso per alcuni, quindi piano piano poi sono cresciuto pure io. Grazie. Buonasera, quando hai scoperto che stavi per diventare un professionista, cosa hai provato? E lì c'è poco tempo per pensarci, perché se uno, penso, deve essere sempre focalizzato sul fatto di arrivare, quindi non devi stare tanto a pensare. Quando vedi che ce la puoi fare, secondo me è lì che devi ancora fare ancora di più. Grazie. Qual è stato il tuo momento più bello e quello meno bello della tua carriera calcistica? Il momento più bello è quello quando siamo arrivati a qualificarci agli europei, a giocare agli europei. Il momento più brutto penso sia forse la retrocessione col Pescara della Serie A, perché magari è stata una retrocessione non bella, diciamo, perché ci sono vari modi di retrocedere, penso non siamo retrocessi in maniera, diciamo, dignitosa. Grazie. Quando hai fatto il tuo primo gol in Serie A, che emozione hai provato? Anche quella è una bella emozione, perché arrivare a giocare già in Serie A e poi fare anche un gol alla Roma così è stata una bellissima emozione. Grazie. A parte il calciatore, c'è qualcosa che vorresti fare? Ma ultimamente mi piace cucinare, magari il cuoco. Grazie. Che cosa sai cucinare, dici? No, ancora, sto imparando. Stai imparando. Infatti. Buonasera, lì volevo chiedere se c'è stato un momento in cui voleva lasciare il calcio. Ma quello quando ci sono momenti brutti a livello calcistico, ogni tanto uno ci pensa, poi dopo a mente fredda così capisci che forse questo è lo sport più bello e non è un lavoro, diciamo. Grazie. E quando è stato? Eri un ragazzo quando... Pensavi di lasciare il calcio oppure eri già un giocatore? No, già anche ora ogni tanto ci penso, okay, quando va male qualcosa. Quindi. Ragazzi, facciamo un applauso a Laria Merlustai per le sue belle risposte. Però vorrei sentire anche i collaboratori tecnici, mister Massimo Segamiglio, per esempio. Una domanda o una considerazione su Merlustai? Ti sei ambientato bene a Pescara, come hai... No, mi sono ambientato bene, ma qua si sta bene, quindi non è un problema. È difficile che se ne vada da Pescara. È difficilmente trovare qualcuno che non si è ambientato. Cucina pure in Abruzzo. Abbiamo provato la cucina. Fai prima un po' di pratica, poi... Non vi conviene. Sentiamo Francesco De Vincentis. Ciao. Guarda, io l'unica cosa che ti vorrei chiedere è dare un modo per spronare questi ragazzi a dare sempre il meglio anche durante gli allenamenti, perché ogni tanto succede che qualcuno arriva con la testa da un'altra parte, che magari sta a scuola, c'ha dei problemi a scuola, succedono le cose con gli amici, litigano, magari se c'è un metodo che conoscete voi calciatori di professionisti. Ma io penso non ci siano metodi, penso che... Loro, questo sia lo sport più bello, e quando devono venire al campo devono proprio togliersi, diciamo, i problemi, anche se penso alla realtà non ne abbiano, e pensare solo a divertirsi e a farlo bene quel lavoro che si fa, diciamo lavoro. E il calcio, quindi impegnarsi fino in fondo, anche per rispetto degli altri compagni che lo fanno seriamente. Ciao, una domanda. Che cosa si prova a giocare per la propria nazionale? Penso sia, guarda, finché uno non ci gioca, però penso rappresentare proprio la propria nazione, il proprio paese, penso sia una delle emozioni più belle. Grazie. Sentiamo Francesco Curcio. Ciao Ledian, volevo chiederti come hai affrontato il tuo infortunio più grande, quello al ginocchio?
hai ripreso subito l'attività perché hai finito la stagione e poi sei arrivato al Pescara. Tra l'altro ti sei infortunato proprio contro il Pescara. Sì, è stato proprio... io mi sono fatto male al ginocchio proprio contro il Pescara e all'epoca lì da Carpi dovevo andare quasi sicuramente o tra Sampdoria e Palermo che dovevo andare in Serie A. Poi mi sono rotto il ginocchio, si è spento tutto, quindi che purtroppo era un infortunio abbastanza grave. E dopo, quando ho ricevuto la chiamata del Pescara mentre stavo riprendendo la riabilitazione d'estate, e niente, sono stato contentissimo. E penso gli infortuni ci stanno nella vita perché tutti li hanno avuti, però il problema è rialzarsi e penso che bisogna sempre crederci fino in fondo. Bella, un bel messaggio di speranza, di forza. Vogliamo fare un applauso alla Lina Montaglia. Concludiamo il giro con Alfredo Capuzzi. Allora, io volevo chiederti, riallacciandomi al discorso del cuoco, oltre agli arrosticini, qual è il tuo piatto preferito tipicamente abruzzese, ovviamente? Ma mi piace anche la chittarina, le vongole, quindi sono un amante del pesce. E ti diletti adesso in pesce? Che cosa no, ma non sono arrivato ancora a quei livelli. Quindi si comincia... Sono ai livelli del soffritto. Quindi... soffritto, ma insomma si... Comunque, appena riesci a fare la passata con la chitarrina, ma non andiamo a casa di Massimo e proviamo. Sì. Ma è meglio se la fa lui. Hai soltanto una quarantina di persone per cui cucinare, ma non, insomma. Non vi conviene. Non vi conviene. Poco. Allora, ci vediamo il TG Biancazzurro insieme a Luca Teseo, che ci aspetta con le ultime novità dal convitto del Pescara e dal settore giovanile, la scuola calcio, eccetera. E poi torniamo in studio per i saluti a Ledia Memushai. A tra poco. Buonasera Mila, buonasera agli amici di Rete 8 Sport, di Cuccioli e Campioni, benvenuti nel TG Biancazzurro. Siamo qui nel set della scorsa edizione, che è proprio nel livello inferiore del convitto biancazzurro di Viarrone a Pescara. Da qui, come ogni settimana, vi informeremo su tutte le attività delle giovanili, i risultati e le classifiche del settore giovanile del Pescara e delle Delfine Biancazzurre. Oggi scopriremo insieme Gabriele Quacquarelli, uno dei protagonisti settimanali del nostro appuntamento qui dal convitto di Viarrone. Tutto questo nel TG Biancazzurro di questa settimana. I risultati di questa settimana: Perugia Frosinone 1-3, vittoria del Lecce a Livorno per 1-0, Pescara Cosenza 4-1, Foggia Ascoli 0-0, Lazio Benevento 2-2. La classifica: Lazio al comando con 30 punti, Ascoli 29, Pescara 28, Lecce 26, Benevento e Livorno 20, Frosinone 19, Crotone 12, Foggia 11, Cosenza e Perugia 9 punti. Il prossimo turno: Cosenza Foggia, Crotone Perugia, Ascoli Lazio, Frosinone Livorno, Benevento Pescara. Under 17, Foggia Palermo 2-1, vittoria dell'Ascoli a Lecce per 2-1, Benevento Cosenza 5-3, Napoli Pescara 0-0, Salernitana Perugia 2-3, Crotone Roma si giocherà il 20 febbraio. La classifica: Roma 45, Napoli 38, Benevento 29, Ascoli 26, Pescara 24, 22 per Perugia, 21 punti per Frosinone Palermo, 18 per il Crotone, Cosenza e Foggia a 14, chiudono Salernitana e Lecce a 13 punti. Il prossimo turno: Frosinone, Benevento, Pescara, Crotone, Cosenza, Foggia, Perugia, Lecce, Palermo, Napoli, Roma, Salernitana. Nella quarta giornata di ritorno, la Primavera batte per 4-1 il Cosenza grazie alla doppietta di Borrelli e le marcature di Pavone e Marafini. I biancazzurri così balzano a 28 punti in classifica, agganciando momentaneamente l'Ascoli.
Dopo 20 minuti di noia, il Pescara alla prima vera occasione passa 1-2, firmato Borrelli Pavone, con quest'ultimo che beffa l'estremo difensore Quintiero. Tempo 2 giri di lancette e il numero 10 del Delfino restituisce il favore all'attaccante che, freddo, scarta il portiere avversario e, con un tocco morbido, sigla così il doppio vantaggio. Il Cosenza potrebbe accorciare le distanze alla mezz'ora. Bisturi per Pecuiron, ma il suo fendente fa solo la barba al palo. Gol mangiato, gol subito. Direttamente da calcio di punizione, Quintiero respinge sul palo la bordata di Pavone, ma Marafini, rapace, di testa allunga ulteriormente le distanze. Nella seconda frazione il Cosenza prova il tutto per tutto e mette a segno il gol che riapre il match. Paglia, tocco sotto per Pecuiron che, non pressato, di testa beffa il giovane classe 2002 sorrentino all'esordio in primavera. La truppa di Zauri ovviamente non ci sta e al 71esimo prova a chiudere definitivamente la partita. Su un affondo Borrelli evita l'intervento del portiere calabrese e serve Pavone. L'esterno d'attacco però non riesce a calciare, perdendo l'attimo. Il pallone però arriva per i di Borrelli che scheggia il palo con i lupi salvi per miracolo. Poco male per il Pescara che riesce a cogliere la rete del 4-1 due minuti dopo. Cross velutato di Scalera, un vero e proprio cioccolatino per Borrelli che ringrazia e confeziona in rete, siglando così la doppietta personale. Non succede più nulla, il Pescara batte il Cosenza e insegue la testa della classifica occupata da Lazio e Ascoli. Il Cosenza, autore di una prestazione generosa, deve cedere il passo al Delfino. Under 16, vittoria esterna del Benevento a Palermo, Ascoli Cosenza 3-0, a Perugia Crotone batte Perugia 6-0, Frosinone Foggia 3-0, Pescara Napoli 2-1, Roma Salernitana 7-0. Classifica al comando Roma e Benevento con 46 punti, Frosinone 30, Napoli 29, Ascoli 27, Palermo 26, Crotone 22, Salernitana 18, Pescara 16 e Cosenza 15, Lecce 13, per Perugia 9, chiude Foggia con 7 punti. Il prossimo turno Salernitana, Ascoli, Napoli, Palermo, Crotone, Pescara, Benevento, Frosinone, Cosenza, Perugia, Lecce, Roma. Under 15, a Palermo Benevento batte Palermo 1-0, Perugia Crotone 3-1, Ascoli Cosenza 0-0, vittoria del Napoli a Pescara per 1-0, Roma Salernitana 2-0, Frosinone Foggia 2-0. Classifica: Napoli 43, Roma 41, Frosinone 37, Perugia 28, Palermo 27, Pescara e Benevento 25, Lecce Ascoli 19 e 18, Salernitana 17, Cosenza 9, Foggia 7 e Crotone 6 punti. Prossimo turno Salernitana, Ascoli, Napoli, Palermo, Crotone, Pescara, Benevento, Frosinone, Cosenza, Perugia, Lecce, Roma. Dunque vediamo le squadre finalmente entrare sul terreno di gioco per dar vita a questa partita molto attesa. Il Pescara con la maglia gialla, con riferimenti due calzettoni gialli sempre, il Napoli con la divisa tradizionale azzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri. Proprio Flora si fa vedere al limite dell'area di rigore con un gran buccio, con due calciatori ospiti in area. Parte lo spiovente, c'è il gol, e c'è il gol del Napoli. Indecisione della difesa del Pescara, costata questa volta cara, e dunque il Napoli che si porta in vantaggio. Se non andiamo errati, con Pontillo, e dunque possiamo rivederlo nel replay. E fischia ora il Napoli, batte il Pescara per una rete a zero, ha segnato Pontillo. Però ottima la prestazione del Pescara contro una grande squadra di questo campionato. Eccoci con il giovane protagonista di questa puntata del TG Biancazzurro, Gabriele Quacquarelli, Under 2017. Ciao Gabriele. Ciao Luca. Questo è il mio secondo anno a Pescara. Vengo da un paese vicino Bari, in provincia precisamente di Barletta Andrea Trani, di nome Minervino Morge. Un piccolo paesino e niente, questo è il mio secondo anno.
Però ho iniziato nella squadra del mio paese all'età di 4 anni e mezzo, poi sono passato alla società professionistica Fidelis Andria, l'anno scorso in Lega Pro, attualmente in Serie D, e dall'anno scorso ho iniziato la preparazione dopo un provino qui a Pescara. E niente. Ecco, si passa tutti attraverso questi provini. Poi c'è un occhio attento come quello di mister Di Battista, che fa una buona selezione. Spero di sì. Nel tuo caso com'è andata? Bene, mi sono trovato subito a mio agio dal primo provino. Ho fatto 2 giorni qui, tra cui un inconvitto. Quando sono tornato a casa durante le vacanze mi hanno chiamato e mi hanno detto di raggiungere qui il convitto. Senti, quando pensi al Pescara, questa maglia che è una delle società che in Italia ha lanciato più giovani, e i giovani che ha lanciato in Italia fanno tutti una grande carriera da professionisti, all'iniziare a Verratti, ma potrei citartene decine di altri, cosa pensi? Io penso che in questa società spicca molto l'organizzazione, perché quando c'è organizzazione è molto più facile sia allenarsi sia star bene tutti quanti, e quindi migliori molto più facilmente, e quindi è una società che punta molto a noi giovani, e si vede da chi esce da questo settore giovanile molto preparato. Adesso parleremo un po' della tua vita da ragazzo. Visto che siamo reduci da Sanremo, hai scelto una canzone di Sanremo. Sì, quella di Mahmood, perché viene molto criticata, però è giovane come canzone, quindi... Mi associo, ci piace. Piace a noi giovani, questo è l'importante. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo, sto arrivando. Parliamo di te, sei un ragazzo, ovviamente ci sono i social, adesso vediamo un po' di foto che ci hai mandato, questa con gli amici proprio qui nel convitto. Sì, questa è con Di Stefano e Massa prima di uscire e andare a fare un giro in centro. E poi questa con il capitano Zinno, al quale diamo un grosso abbraccio, un grosso in bocca al lupo purtroppo per l'infortunio. Sì, questa è con Zinno dopo che l'ho fatto un assist in campionato, quindi molto contento. Fantastico, quest'altra di gruppo. Con Masella, Mandolesi e Chiri all'inizio dell'anno, in seconda preparazione. E questa è con Masella sempre prima di uscire. E poi possiamo dire con il personaggio del convitto. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Lui è la mascotte del convitto. Perché? Perché fa divertire tutti con i suoi balletti e la sua pazzia. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Infine fammi fare un po' Marzullo come faccio sempre. C'è una domanda che ti aspettavi che non ti ho fatto? No, mi aspetto la domanda sul direttore. Allora, parliamo in chiusura velocemente del direttore Geria. No, c'è rispetto reciproco e lui ha molte responsabilità per noi, perché essendo lontani da casa non ci sono i genitori, e quindi fa figura di tutore, quindi c'è rispetto, semplice rispetto. Ciao e forza Pescara. Le Delfine Biancazzurre, il campionato di Serie C femminile, Napoli batte Potenza 18-0, Aprilia Racing New Team San Marco 3-2, Sant'Egidio batte Puglia Trani 5-0, Pescara Chieti 1-0, Salento Grifone 0-0, Vapa Virtus Napoli Ludos 2-2. La classifica: Napoli 39, Ludos 34 in coabitazione con il Grifone, 33 punti per il Salento, 21 per Sant'Egidio e Pescara, 14 per Vapa Napoli, 13 per l'Aprilia, Chieti a 12 punti, 11 per il Trani, San Marco 4, chiude il Potenza sempre a 0 punti. Prossimo turno: Chieti Salento, Grifone Potenza, Ludos Aprilia, Napoli contro la Vapa Virtus, New Team San Marco, Puglia Trani, Sant'Egidio Pescara.
Eccoci alla fine del TG Biancazzurro anche questa settimana, potrete rivedere tutto naturalmente sui social ufficiali della Pescara Calcio. Concludiamo con questa bellissima opera che c'è qui dentro e che invoglia i ragazzi e fa capire un po' l'idea delle giovanili: passione, estro, sacrificio, capacità, armonia, rispetto, appartenenza. Tutto questo è Pescara. Ci vediamo al prossimo appuntamento col TG Biancazzurro e naturalmente sempre Forza Pescara. E torniamo a Cucciolo dei Campioni per i saluti finali. C'è una domanda da un cucciolo per Memushai. Come vi state preparando per la partita contro il Crotone? Bene, bene, la stiamo preparando come abbiamo fatto con le altre partite. Speriamo di fare una vittoria perché ci servirebbe ora come ora per il morale. Grazie. Una squadra piena di ex, come sì. Stroppa. Come Benali, quindi ce n'è tanti, ce n'è. E il vostro umore com'è dopo le ultime partite non proprio brillanti? Ma sì, non è al massimo, però questo è un campionato dove bisogna secondo me lavorare e fare punti su punti perché la classifica è corta. Bruno, vuoi aggiungere qualcosa su questa partita? Ma sai, difficile come tutte le altre, perché quando vai in certi ambienti è sempre una partita difficile, però penso che ci siamo ripresi un po' con il Foggia e credo che adesso potremo senz'altro crescere un po' rispetto all'ultimissima, quella col Brescia. Insomma. Sentiamo anche il nostro ex arbitro Bisbano. Ma penso che dopo l'ultima partita che ho visto, il Pescara abbia le carte in regola per andare a Crotone e giocarsi la partita alla pari. Di certo l'ambiente e le qualità del Crotone non sono da sottovalutare, perché sappiamo insomma cosa significa giocare lì, però insomma il calcio è bello perché può succedere di tutto, quindi penso che sia 50-50. Mister Novelli? Sì, l'ambiente caldo, a mio avviso io vedo la nostra prima squadra come una prima squadra ricca di carattere. Quindi magari nelle gare difficili riesce ad esaltarsi, anche perché il calcio che propone il mister Pillon, insomma, a volte prevede parecchie ripartenze. Quindi secondo me a Crotone sicuramente faranno una buona gara. Poi il risultato non so. Ragazzi, facciamo un applauso al Pescara e all'Edian Memushai per questo impegno. Io al vostro grazie. Applauso aggiungerei anche gli auguri alla presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che recentemente ha festeggiato il suo compleanno. E un'ultima domanda l'avrei io, Memushai o Memushai, siccome Pescara è ancora divisa dalla pronuncia del tuo nome. Allora, siccome in Italia è più Memushai, in Albania Memushai, però visto che siamo in Italia va bene anche Memushai, quindi non è un problema. Va bene, speriamo di aver chiarito questo dilemma una volta per tutte.
tutte, noi ci salutiamo, grazie a tutti gli esordenti 2006 con i loro accompagnatori, con i vari mister, li nominiamo tutti, velocissimi: Segamiglio, De Vincentis, Mariani, Curcio, Capuzzi, grazie al mister Claudio Novelli, grazie al nostro responsabile, in questo caso rappresentante dell'AIA regionale, Mirko Bisbano, grazie a Bruno Nobili, con cui ci vedremo tra una settimana. Un ringraziamento speciale a Lidian Manushai. Allora, aspetteremo i tuoi successi in cucina, poi ci verrai a raccontarci l'evoluzione, l'evoluzione culinaria. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, un grazie particolare ad Alex di Musicomania per il service audio, grazie ai nostri operatori di ripresa Roberto Cherchi e Alberto Capo, e in regia al nostro instancabile Andrea Di Fabio. Noi ci vediamo tra una settimana a Cuccioli e Campioni. Buona serata, arrivederci.